Ciao a Tiziano Pesce, che è naturalmente il presidente nazionale della UISP. Perché? Perché avevamo da concludere un discorso. La settimana scorsa abbiamo fatto una prima tranche di associazioni di sport di base, oggi la seconda, e allora la UISP, per commentare questo incontro che c'è stato con il sottosegretario allo sport Vezzali, e meno male, finalmente abbiamo almeno non un ministro, ma almeno un sottosegretario. E poi quello che è accaduto già nei giorni scorsi, perché non dico che qualcosa si muove, ma il dibattito è aperto, Tiziano. Assolutamente sì, Ugo, il dibattito è aperto, c'è stato un secondo incontro con la sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali, a seguito del quale è scaturito, diciamo, anche un nuovo comunicato congiunto dei 15 enti di promozione sportiva, quindi continua, ecco, anche un lavoro unitario estremamente importante in questo momento di interlocuzione con il governo, in un comunicato in cui noi abbiamo ribadito la richiesta al Ministro della Salute Roberto Speranza, un confronto, ecco, per superare la disparità di trattamento che ancora permane tra tesserati dei vari organismi sportivi, quindi tra tesserati degli enti di promozione sportiva e tesserati delle federazioni, ma soprattutto abbiamo avuto modo, ecco, di ribadire alla sottosegretaria, ma di cogliere anche una sua disponibilità per un impegno nel percorso di conversione del cosiddetto decreto legge sostegni rispetto alla costituzione di un fondo per andare a sostenere attivamente e concretamente le associazioni sportive di base. Anche di questo, quindi mi sembra un passo successivo rispetto al primo incontro, no? Esattamente. Ora, diciamo, sicuramente, ecco, uno stop per le festività di Pasqua, ma ripartiremo assolutamente martedì con tutti i colleghi presidenti. Antonino Viti, presidente dell'ACSI, è uno di questi, colgo l'occasione per salutare, però assolutamente non arretreremo, ecco, di un millimetro, portando avanti un grande impegno a favore dell'intero tessuto associativo di base, delle decine e decine di migliaia di associazioni e società sportive dilettantistiche che ovviamente vivono, come abbiamo avuto modo di dire, certo, ma assolutamente. Antonino Viti lo abbiamo evocato, è collegato al telefono, c'è qualche problema evidentemente con la linea. Intanto però proseguiamo ancora con te, Tiziano, eventualmente Viti lo possiamo anche recuperare in corso d'opera, per dire che dalle prime, diciamo, dichiarazioni che avevo sentito la scorsa settimana, non era neanche così scontato che ci fosse subito, no, un ritorno a confrontarsi col sottosegretario. Questo sicuramente lo si può leggere come un segnale positivo, però giustamente tu dicevi non abbassiamo la guardia, anche perché c'è questo fatto, no, che è venuto fuori più volte: chi è tesserato in una federazione può fare sport, chi fa lo sport di base resta a casa. Sintetizzo. E hai sintetizzato molto, molto bene, perché di fatto la situazione è questa, quindi continua a esserci una fortissima sperequazione fra, appunto, i tesserati degli enti di promozione e quelli della federazione. Ancora una volta ribadiamo tutta l'attenzione importantissima, ovviamente, di tutto il mondo della promozione sportiva rispetto a tenere comportamenti attentissimi al contrasto della diffusione del contagio. Però, come abbiamo ripetuto molte volte, l'occasione è ghiotta anche oggi per farlo. Il virus non guarda in faccia nessuno, quindi le attenzioni devono esserci, però, ecco, non può essere una disparità la tessera dell'organismo sportivo che si ha in tasca, anche perché per quanto riguarda, per esempio, le zone rosse, non vengono consentiti solo gli allenamenti, comunque le competizioni dello sport di vertice assoluto, sarebbe più comprensibile le serie A, le serie B, diciamo degli sport di vertice di prestazione, ma vengono consentite tutte le attività. Questo provoca anche
una vera e propria, potremmo chiamarla, emorragia di tesseramenti tra enti di promozione e federazioni, che non è assolutamente né comprensibile. Questa infatti è una cosa che è stata denunciata la scorsa settimana in modo molto, molto netto, no? Perché alla fine insomma è un trasbordo. Io voglio fare sport, a sto punto prendo una tessera, cioè di una federazione, ora non so se sia così poi automatico, veloce, però non è una bella cosa, anche perché poi diventa una guerra, insomma, tra ricchi, poveri o tra poveri, e sulla pelle comunque del far sport, che è un bene che insomma non dovrebbe finire queste cose. Esattamente, Ugo, ancora una volta hai sintetizzato benissimo, chiamiamolo, il fenomeno. È molto semplice, perché noi abbiamo, restando diciamo a casa WISP, abbiamo registrato sul territorio nazionale tantissime situazioni di questo tipo. E io nelle ultime settimane sto usando l'esempio del nostro settore ginnastiche, che è uno dei settori con i numeri più alti, con certo, la consistenza numerica più alta, con un palinsesto di attività da sempre contraddistinto da una grandissima attività di campionati competitivi nazionali. Ecco, le stesse attività ferme in casa WISP vedono praticamente quasi l'automatico tesseramento in tante società sportive delle stesse tesserate, delle stesse ragazze, degli stessi ragazzi in federazione per partecipare, quindi dopo pochi giorni, sostanzialmente a un campionato simile. Anzi, mi dicono i dirigenti del nostro settore ginnastica, spesso anche un campionato da un punto di vista del valore competitivo inferiore ai nostri, e questo è per certo, quello si sposta e dice comunque faccio sport, cioè, non è una cosa molto, molto bella, perché non aver capito che poteva venire fuori questa cosa, al netto che ci mancherebbe, bisogna stare attenti, però lo abbiamo anche detto la scorsa settimana, gli enti di promozione sportiva hanno investito, non è che se vai a fare sport e vai a prendere il Covid, ecco, o comunque si fa sport quando si può, però fatecelo fare, riconoscete il fatto che siamo degli organismi, no? Non siamo lì soltanto per fare, parlando dello sport dell'oratorio, il calcio all'evviva al parroco, come si diceva una volta, ecco, no? Sì, c'è tutto un tema ovviamente legato alla socialità, al benessere, e quindi al benessere solo che per stare insieme, ma c'è un tema, come abbiamo rilanciato spesso, ecco, nel tuo appuntamento del sabato mattino, legato allo sport come economia sociale, certo, sicuramente, ma in tante occasioni anche economia d'impresa, lavoro, quindi c'è un tema, ecco, economico assolutamente importante da mettere in campo, di cui il governo, ecco, non può disinteressarsene. Poi, se mi permetti, Ugo, sì, io direi in questi giorni, ecco, di festa, ovviamente colgo l'occasione per augurare a te, a tutti voi, la redazione, grazie, a Radio Blu, grazie, a tutti voi radioascoltatori, i migliori auguri di buona Pasqua, sperando di poter passare tutti all'interno delle nostre famiglie dei giorni, diciamo, abbastanza sereni, o il più sereni possibili, ecco, in salute soprattutto. Però sono giorni in cui ovviamente tutta l'Italia è, diciamo così, in zona rossa, e ovviamente le prescrizioni consentono comunque di poter proseguire, ovviamente nella forma individuale, dalla semplice attività motoria, la classica passeggiata intorno a casa, ma anche attività, diciamo, propriamente sportive all'interno del proprio comune. Pensiamo appunto a forme, diciamo, di oltre la passeggiata, anche di corsa, di running, l'utilizzo della bicicletta. Quindi ecco, l'appello è sicuramente passare dei bei momenti in famiglia, ci saranno momenti conviviali attorno alla tavola, però ecco, non perdiamo d'occhio l'importanza di una sana attività sportiva, di una sana attività fisica, perché l'altro dato che ovviamente l'organizzazione, a partire dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, ci ricorda sempre, perché se pensiamo anche alle strategie cosiddette per l'attività fisica, chiarissimo Tiziano, 2016-2025 ecco che una sana attività fisica, guarda, potrebbe, solo che per la regione europea, Ugo, sì, lo ricordiamo ancora una volta, vedere una diminuzione ogni anno di milioni di morti, che invece avvengono per malattie cardiovascolari. Ma ti fermo un attimo, Tiziano, tumori. Perché facciamo una sorta di passaggio di testimone, perché secondo me questo consiglio piace molto al pluricampione del mondo di
ultramaratona, 100 chilometri del passatore, non so quante volte l'ha vinta, Giorgio Calcaterra. Ciao Giorgio! Ciao, buongiorno a tutti. Hai sentito il presidente della WISP nazionale, Tiziano Pesce, dice va bene, festeggiamo, però non scordiamoci di muoverci perché è tutta salute, Giorgio. È vero, è un consiglio che do sempre anch'io e quindi che mi piace molto. E niente, quindi facciamo sport, muoviamoci, mente sana e corpo sano, dicevano i latini, e questo è il mio motto. Assolutamente, Giorgio, tra poco arriviamo da te, però mi piaceva far commentare a un pluricampione del mondo della 100 km Tiziano. Ugo, intanto mi consentirai un caro saluto a Giorgio Calcaterra, un campione grandissimo che non ha bisogno di presentazioni, un grande amico del WISP. Abbiamo avuto il piacere di averlo con noi in occasione di tante attività, di tante manifestazioni, anche penso ai raduni nazionali del nostro settore atletica. Quindi Giorgio, un carissimo saluto, un abbraccio e tanti cari auguri di buona Pasqua. Grazie anche a te, grazie mille. Bene, abbiamo fatto questo passaggio di testimone. Tiziano Pesce, presidente nazionale WISP, grazie, alla prossima. Diamo anche un saluto a Antonino Viti, presidente della CSI, che era in scaletta, però insomma non siamo riusciti a raggiungerlo, qualche problema con il telefono, ma lo recuperiamo, presidente dell'ACSI, lo recuperiamo perché vogliamo, tanto è una discussione che continua questa con le società di base, e quindi sempre microfono aperto nel nostro Buongiorno in Blu 2000 del sabato. Grazie Tiziano Pesce, buona Pasqua.